Una collaborazione tra prefettura, INPS ed aziende del settore agricolo per combattere il caporalato e dunque l'illegalità, ma nello stesso tempo per rilanciare e premiare le imprese virtuose, nella provincia di Latina si sta portando avanti il progetto Sprint, un sondaggio tra le aziende iscritte nella rete del lavoro agricolo di qualità al fine di raccogliere proposte migliorative o critiche al sistema vigente in agricoltura. Le problematiche sono tante, come è normale che sia. La prima che riscontriamo è un'eccessiva burocratizzazione. La seconda è che chi vuole accedere a quei bandi sia iscritto a questa rete, perché siamo poche le aziende e ad oggi non abbiamo ricevuto grandi benefici da questo impegno e da questa sottoscrizione. La white list si riferisce appunto alle aziende che sono iscritte alla rete agricola di qualità, dove per accedere vi è la necessità di possedere determinati requisiti. E al possesso di questi requisiti, diciamo, l'azienda viene inserita in questo contenitore della rete agricola di qualità. Altro dovrà essere fatto, cioè dare atto a chi fa la scelta di etica di stare dentro la rete agricola di qualità non abbia un solo bollino, ma abbia possibilmente accesso privilegiato al credito, microcredito per i lavoratori, housing sociale per i lavoratori in difficoltà e miglioramenti e facilitazioni sui trasporti, che sono un po' l'emblema del caporalato, no? Dell'immagine.